Siamo alla partenza di questa giornata con arrivo al bivacco. Bivacco? Non lo so. Bivacco Palia. Siamo nelle Dolomiti Bellunesi e sarà una camminata abbastanza corta, 2 ore di camminata, però con punta del 40%. Sarà bella tosta. Con me ci sono Moro. Hai spazio. Abbiamo parcheggiato la macchina un po' prima nel rifugio R, non lo trovate su Google Maps. Ok, arrivati quasi a Casera R. Indicazione bivacco. Qui c'è il parcheggio. Poco prima di Casera, invece di parcheggiare sotto. Mi tardi 800 metri in salita, non so vedere come. Si intravede il panorama. Tutto in salita, come prevedevamo. Finito. Proseguo qua sopra la strada. Questo è il panorama. Dopo un stop delle riprese di circa un'ora, dovuta alla pendenza e alla stanchezza di questo percorso, eccoci arrivati al bivacco qua lì. 1577. La bellezza di questo bivacco, oltre ad essere nuovo, c'è il panorama. È stata la camminata, Gio? È stata non serenissima, però è stato bello. Pensavo di non fare la ferrata alla fine. Hai provato anche la ferrata? Moro? Bene, calda, ripida. 2 etti e 400 kg di risate di riso. Potevano mancare le ciliegie tipiche della zona. Trovate sugli alberi proprio. Siamo ripartiti dopo la pausa ed ora torniamo per un'altra strada molto meno ripida, in teoria. Che panorama. Siamo partiti con l'851, si ritorna con l'853 fino a Casera R. Ottimo, siamo alla conclusione di questa giornata, molto faticosa, ci ha messo alla prova, manca mezz'ora la macchina, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video.